Allora, sono Giovanni Bernardini, ricercatore a tempo determinato presso l'Istituto Storico Italo-Germanico per il triennio 2011-2013, che corrisponde al triennio del progetto di ricerca di studi sulla transizione. Il mio progetto di ricerca specifico e la mia relazione alla settimana di studi di settembre riguarderanno l'evoluzione di una famiglia di partiti politici europei, quella dei partiti cosiddetti socialisti, socialdemocratici e laburisti, all'interno della fase di transizione europea del lungo dopoguerra, secondo dopoguerra, quindi a partire dal 1945 fino ad arrivare agli anni 70. Ritengo che questa ricerca sia particolarmente interessante perché mostra come, mentre in realtà molto spesso una lunga fase del dopoguerra sia stata identificata come fase di grande successo della socialdemocrazia europea, al contrario, questa famiglia politica abbia conosciuto dei grandi cambiamenti interni del proprio modo di fare politica e della propria ideologia, fino ad adattarsi alla società europea del dopoguerra, fino ad adattarsi allo scenario nazionale e internazionale del dopoguerra, talmente tanto da poi subire un declino nel momento in cui lo stesso sistema del dopoguerra, a partire dalla contestazione del 68 e dalla crisi economica degli anni 70, ha conosciuto un netto declino. Credo che la mia sessione in particolare e il mio intervento possano essere interessanti per chiunque voglia capire anche i problemi della politica attuale. Non perché io abbia delle risposte sul presente o sul futuro, che non è il mestiere dello storico, fortunatamente, ma per capire da dove vengono, relativamente da lontano, io ritengo, da quegli anni 70, che sono il punto finale del mio progetto, i motivi di crisi attuali della politica, non soltanto di una forza politica come quella di cui mi occupo, ma della politica inteso come governo e progetto per il futuro, per una società come quella in cui viviamo. Credo che i motivi della crisi attuale possano essere rintracciati nell'epoca che io studio e che ne possano venire magari dei suggerimenti per capire cosa non funziona e cosa possa essere corretto.